Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da Posso Joker. Siamo arrivati signori su un altro appuntamento della Big Brother's Race. No, della nostra operazione della Sleeve. Sono oggi con Ciccio Gamer 89 perché oggi è un evento specialissimo. No, oggi polpette. Oggi polpette pure qua. Hashtag, vedi, non lanciate hashtag. Hashtag polpette. Hashtag polpette. E poi scrivete quello che volete fare. Signori, allora perché siamo qua? Siamo appena ritornati dalla nostra visita con il nostro professore che ci ha operato e ci sono delle grandi novità, ma proprio grandi, raga, per noi sono immense, però polpette. Polpette, il Mirko ormai dice solo questo. Praticamente, signori, allora siamo lì per il controllo dopo due settimane, dopo 15 giorni dall'intervento. No, non è vero. Parla sì. Bene. No. No. No, loro già sanno che io ho fatto il video, già sanno. No, perché non è vero, ci siamo. Basta, no. Ma perché? Perché me ne fa di altro? No, allora erano 7 giorni che non lo vedevamo col Cristiano. Esatto. E vabbè, no, dopo 15. Praticamente dopo l'altra settimana vi ho detto che ci avevamo andati a farsi la visita. Oh, ok, vi ho fatto la live e tutte le altre cose. Oh, leva ste mani. Guarda, c'ho sto cazzo di puntino qua. Ecco, così a me, ma mi guarda più. Devo di fare cazzo. No, perché stai a fuoco te. Sto a fuoco io. Te preoccupa. Non mi preoccupo. Dopo una settimana siamo tornati dal nostro professore. Quindi dopo 7 giorni che noi abbiamo fatto praticamente. Dai, buono con questo che fai preciso preciso, eh. Siamo tornati dal nostro professore e ci ha ripesato e ci ha aggiunto le polpette. Qualcosa nella nostra super dieta. No, perché lui era partito, ci ha pesato, ho detto mo vuole saper peso e ci ha aggiunto io. Praticamente allora, come ben sapete, io ragazzi ho perso molto la prima settimana, ma anche il buon Giorgione, Ciccio, e dove praticamente ci ha ripesato, io ho perso attualmente in una settimana altri 5 kg e Mirko ne ha persi 6. Signori, io 5 di 6. Pensa, noi abbiamo perso 11 kg in 2. 11 bottiglie d'acqua più o meno. Praticamente in una settimana è tantissimo, ragazzi, questo risultato. Quindi io in via ufficiale ho perso 16 kg. Mirko in via ufficiale ne ha persi 11. In via ufficiali. In via ufficiali. Poi c'è la via non ufficiale che beh, eventualmente trovate nel suo canale. Perché se mette male dirla. Allora, raga, praticamente il mio peso lo sapevate che era i 160 iniziali. Adesso sono a 144, quindi 16 kg in meno. Oh, tra poco stai a 139. Mamma mia, per sapere il peso di Ciccio, andate sul suo canale perché lo svelerà lui, gli ufficiali. Polpette. Polpette. Poi che è successo? Che è successo? Appunto, prima che ci hanno operato, abbiamo avuto 10 giorni di pausa perché poi no, ci hanno andati a fronte l'intervento. Praticamente lui fa, vabbè, vediamo entro 10 giorni. Dall'operazione. 9 giorni. 10 no, giorni. Quasi 10 giorni ci sono passati. Quei 10 giorni, oltre sembra di pranzi cena. Fuori, cene fuori, l'ultima cena con il braccio degli altri. Abbiamo fatto schifo, quindi può essere che da 160 ero 165 e lui io da, è andato a 1. Capito? Quindi secondo me può essere che io ho perso 20 kg e uno ha persi 25, non lo sapevo. Non si può sapere. Comunque, i miei ufficiali 16 e 11 attualmente. No. Praticamente, cosa ha fatto questo professore che c'è stato proprio oggi simpaticissimo in un modo incredibile? No, oggi ragazzi, 20.000 euro che ho cacciato, tutti giusti sono stati. Tanta roba, raga. Tutti giusti. Praticamente. Ha fatto ci fuori una scureggia? No, no, un po' d'aria. Praticamente, ci ha aggiunto ragazzi nella nostra dieta, ok, dopo che abbiamo fatto 2 settimane di liquida. Ok, solamente il liquido ci ha aggiunto. Anzi, partiamo così. Noi siamo andati là convinti che volevamo dire dacci da magnà. Che cazzo ho detto? Ma che sa di questo? Adesso, ma voi quando fai i video capite? Non mi capiscono. Ma non è possibile. Allora noi siamo andati lì io e Ciccio con 3 richieste. Noi siamo partiti dalla nostra abitazione pensando di chiedergli pure pastina e riso. 3 cosette. Noi volevamo queste 3 cose, eravamo contentissimi. Lui che ha fatto? Una volta arrivati in loco, che cosa ci ha dato il professore? Una volta arrivati lì che ci ha pesato e tutti quanti bravi, bravi, complimenti, avete fatto prevedo grandi cose. Che ci avete inculato. Esatto, cosa ha detto? Guarda, vi potete mangiare riso, in bianco ovviamente, il purè, la pastina, polpette! Ci ha aggiunto le polpette al sugo o in bianco. Poi ci ha aggiunto ricotta, ci ha aggiunto Philadelphia, ci ha aggiunto formaggi molli, il latte e il caffè la mattina, la fetta biscotta con la marmellata, i complex, ovviamente non quelli cioccolatosi, cazzi vari, quelli normali, e ci ha aggiunto parecchia roba, cioè per noi ragazzi verdura, pisellini, verdure, pisellini, prosciutto cotto! Cioè, cotto. Ragazzi, ha aggiunto veramente un monte di roba. Poi fare il riso col prosciutto, con crema di prosciutto. Cioè, ragazzi, ci ha aggiunto veramente un botto di roba che per noi attualmente è tantissima roba, perché comunque No. Ha passato 2 settimane di solo acqua, tè, camomilla e succhi. Succhi e un ghiacciolo al giorno. E ghiacciolo ogni tanto. Che poi mi ha consumato uno al giorno. Ogni tanto. Ha passato già le polpette. Cioè, noi adesso
Sono le 20 e 21. Ma no, voglio le polpette. E stanno preparando le polpette col purè, raga. Ah, il purè siamo scordati io. È vero. No, no, proviamo. No, andiamo detto. Ma sì, e quindi, vabbè, mi ricordo. Quindi, ragazzi, stasera ci mangeremo il purè con le polpette. Ci mangeremo. Ma. Si è. Il dottore si è preoccupato dicendo: mi raccomando, non. Cioè, mangiate molto piano. Molto nel senso, la polpetta deve durare, ha detto, almeno 10 minuti. Lui. Io già mangio chierebbe sana, però. Dobbiamo mangiare molto piano perché il culo, fai tu. Esatto, perché se no, se mangiamo troppo velocemente e se è un foga, io in faccia a Mirko. Ma perché? Già ne abbiamo discusso da là, ma perché in faccia a Mirko? Perché se mangiamo troppo velocemente potremmo vomitare. C'è quello... carne nella tua testa. No, io a te, perché devo fare. Senti, ma glielo fai vedere il primo assaggio del. Certo. Ah, poi ragazzi, ovviamente mo non me ne andate perché a cena adesso noi mentre mangiamo ci riprenderiamo. Ma cazzo parlo? Ma tu parli troppo bene. Ma se è merda, ma tu parli troppo bene, eh. Perché sono agitato, voglio i porpetti. Una volta che sono abituati a sentire te dietro di slash di tutti. Allora, dicevo, dopo andiamo a fare questo video. Attivate sotto e ci riprenderemo mentre mangiamo. Oh, giusto? Che bravo, mamma mia, quanto sono forte. Quindi non perdetelo e niente, noi siamo soddisfatti. Attività fisica. Ah, l'attività fisica non possiamo farla attualmente fino al 10-11 maggio. Fino all'11 perché è un 10. Mese. Dottore, sono 10-11. Perché è un mese preciso dall'intervento. E poi, ovviamente, lì potremmo tornare a giocare a calcetto. E andremo a fare piscina. I verbi ho messi bene, massa, mi sento quasi soddisfatto. Non è che hai usato sta grande terminologia, oh, per il mio canale io sono un dottore adesso. Ok. Dopo che ho detto quelle tre cose, io sono un dottore per quel momento. Ho capito. Quindi siamo molto contenti. Settimana prossima ci riandremo dal dottore. Andremo, giusto? Dal professore. Dal professore. Andremo di nuovo dal professore prossima settimana. E gli chiederemo. E vedremo cose. Cosa ci si aggiungerà. Tante volte che ne so. Una sarciccia, no vabbè scherzo, però vediamo un po' che ci dirà lui. Io pure una sarciccia dalle calla tipo. No, siamo molto contenti, tra poco vedrete la nostra prima cena. In realtà non è che non ci aggiunge niente, ci ha detto 15 giorni così. Però magari noi gli faremo delle domande. Che so, un pettino di pollo si ferri, non lo so, vediamo. Vediamo, non lo so ragazzi. Burger King, insomma, McDonald's, cose così. Sushi, gnocchi. Ragazzi, e niente, vi lascerò tra poco con il video, non perdetelo, mi raccomando, spolliciate, noi stiamo andando bene. Anzi, in questo video dobbiamo raggiungere l'obiettivo che abbiamo perso 83 kg. Tu hai persi? 6, io 5, sono 11.000 diviso 30.000 like, signori. Ma dato cazzo ci sono 30.000? È un mio calcolo. Vabbè, come ne parate? Ah, però perché 6 e 11, però io ho persi in via ufficiale, anzi, in via ufficiale, io 16, tu 11, sono 27. 27.000 like, voglio 27.000 like, quindi... So pochi? No, perché calcolando io probabilmente ho perso anche più. Ho detto di ufficiale. È ufficiale. 27.000 like, sono d'obbligo, poi saliamo a 40 e mi fa schifo. Al prossimo appuntamento vi lascio tra pochissimo con lo spezzone della nostra grandissima cena con le polpette. Hashtag polpette. E ci vediamo al prossimo appuntamento la settimana prossima dopo che abbiamo visto il nostro professore. Ciao signori. Mirko ciao. Cappuccino. No, sono guardando su macro. Allora, siamo arrivati alla cena, Mirko, sei pronto? Sì, voglio farmi l'impiattamento. Allora, qui ragazzi, ognuno ci sta facendo un proprio impiattamento. Questo è un po' di purè, ma sicuramente l'avrò messo, penso, troppissimo. Spero di no, spero di mangiarmelo. Questo è Mirko, che si sta facendo la cena gourmet, praticamente. Ah, guarda la sua polpettina, guarda l'espressione felice. Io sono felicissimo. Felicissimo, perché felicista. Ah, pure un po' di sughetto. Ma questo è ottimismo 100%. Appoggi. Appoggi che io faccio il mio piatto. Signori. Mi dai una fogliolina di basilico se fosse possibile. Ecco. Uno, due. Ah, tu fai ammalloppato. Sì, proprio. Sì, mi pare un cazzo. E tre. Cavolino. Olè. Un po' di sughetto. E voilà. È un pene. Signori, questa diciamo che dovrebbe essere la mia cena. Questa è quella di Mirko. Ma quanto è bella! Ma che cazzo vai a dire? Aspetta, mi sono scordato io di mettere un pochino. Sono emozionato. Mamma mia, ragazzi, eccola qua. Sono pronto a degustare. Allora, dopo quanto? Non ci accavalliamo perché io ti do uno schiaffo in testa. Allora. Mi sono emozionato, ragazzi. Com'è il nome del tuo piatto? Il mio? Il mio si chiama vellutata di patate con polpettine e basilico.
Il mio. Le pallottole. Il mio è il bombolone polpettoso. Oh, guarda. Il mio è tutto una bella. Se chiama tutto insieme, lo dirò a qualcuno, ammazzo. No, guardate il mio. Bombolone polpettoso. Mirko. Okay. Allora, io procederei a un test. Allora, ragazzi, dobbiamo fare questo test. Da che incominci? Dal puro da insieme. Che ne so? Perché non lo so, perché no, non de meno, de meno. Le dosi non sappiamo quante prenderne. Così. Pronto, mi? Il cin cin. Andiamo, Signori, le mani subito a vomitare. Ha un sapore questo puretto così ti male. Sei esagerato però. Sei veramente esagerato sei. Ma è partita? No no. Mamma mia ragazzi. Io vado anche a prendere questo purè. Una polpetta. Aspetta però mi. Minchia. Che odore. Però aspetta, questa dobbiamo masticarla molto, eh. Cin cin. Mamma mia. Questa ragazzi è una cosa importantissima. Questa. Ma sei andato? No, mi! Che c'è? Buona! Vado! È la polpetta più bella del mio piano! Senti! Orgasmo! No! Hai fatto le polpette buonissime! Come fa a mangiare piano, Simo? Ti sei sciolta in bocca? Buono! Dopo due settimane, raga, potrei capire che cazzo per stare a mangiare! Io penso che neanche cracco. Io mi piano così non riesco a mangiarci. Come cazzo fai a mangiare piano il purè? No, il purè no. Mi sento abbastanza pieno, raga. Guardate, ho mangiato veramente un cazzo. Una. Manco una polpetta, praticamente. Ecco qua. Boh. Mi sento un po'. Un blocchetto allo stomaco, Mi dica la verità. Fine! Manco mezzo. Che cazzo siamo mangiati? Niente. Che cazzo siamo mangiati? A posto, è finita la cena. Roba. Allora ragazzi, sono passati esattamente 4 minuti da quando ho stoppato il video. Io mo vomito, raga, sicuro. Praticamente sono già pieno. Allora vi faccio vedere quello che mi sono mangiato io praticamente. Vedete? Praticamente un cazzo, cioè una polpetta. Questa è una polpetta tagliata a pezzetti. Una polpetta è un po' di purè e so pienissimo. Io ho mangiato meno di te. Questo è cosa che mangiamo mio fratello. 3/4 di polpetta e un po' di purè, c'è ancora la polpettata. Il purè stava qua e io credo fino alla polpetta. La sera ho detto questo è grosso, togli ancora. Oh raga, veramente ci abbiamo. Siamo proprio le fitte allo stomaco, cioè dopo sta magnata. E per lo più devo fare la cacca. Quindi già è arrivata, raga. Oh, ieri mi fa malissimo lo stomaco. Mirko per me mo vomitiamo sicuro. Non c'è cacchi vomiti. E io devo a cagare. Simone, c'hai i pantaloni bianchi. Ciao raga. Ne faccio più, vi giuro. Mezza una polpetta, buco di culo. Mazza e crampi.